Il motivo per cui esistono persone tranquille e serene e altre invece sempre agitate e nervose risiede nel fatto che le prime hanno compreso il significato della vita con i suoi alti e bassi, gioie e dolori, e nonostante il dolore e la sofferenza continuano a fare del bene al prossimo, senza aspettarsi nulla in cambio. Le seconde, invece, non avendo fatto un lavoro di ricerca interiore o di meditazione, purtroppo agiscono in modo impulsivo e finiscono per agitarsi e innervosirsi, il più delle volte senza un reale motivo. Anzi, ogni motivo è buono per scatenare la propria ansia e il proprio nervosismo sugli altri, causando così un circolo vizioso. Il problema è che, avendo una percezione errata della realtà, credono che sia sempre colpa di qualcun altro se si sentono nervosi o ansiosi e mai di se stessi. E più lo pensano e più si convincono che sia così ed inconsapevolmente attirano eventi similari. Come si suol dire, piove sempre sul bagnato. Un detto cabalista recita: i pensieri sono cose. Quindi è necessario fare molta attenzione a cosa si pensa. Se si vuole davvero capire come funziona la vita, con i suoi alti e bassi, si deve rinunciare al proprio ego e ripartire da zero, tornare a vedere realmente con il cuore la realtà che ci circonda, senza avere aspettative, ma vivendo attimo per attimo con umiltà e amore. Dio è sempre presente a chi sa osservare attentamente e a chi sa leggere i suoi segni nascosti. Non è andando in chiesa che lo incontrerete. Anzi, così facendo dimostrate di non aver capito nulla delle parole di Gesù, in cui dice che il regno di Dio è dentro di voi e tutto intorno a voi, non in templi di legno o di pietra.